Ciao a tutti ragazzi, cosa andremo a vedere adesso? Un effetto in self-working di John Bannon, come sempre geniale. E ti lascio, prendiamo sì, questa carta come premonizione, la lasciamo qua in quest'angolo. Bene, mescoliamo e invitiamo uno spettatore a prendere il mazzo e a mettere quante carte vuole lui sul tavolo. Quindi non so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, si ferma. Mettiamo un segno, rimettiamo tutto il mazzo sopra il segno e diamo il mazzo a un secondo spettatore. Quindi il primo, ricordiamoci, 12, ha messo 12 carte, il secondo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mettiamo 8, si ferma, mettiamo un segno e chiudiamo il mazzo. Ora raccontiamo allo spettatore, ci sono delle coincidenze, tipo la possibilità che due spettatori, pur fermandosi in due punti qualsiasi del mazzo, abbiano potuto casualmente trovare due carte uguali. Tant'è che se giriamo loro hanno trovato i due assi neri. Ora, se ricordiamo bene, il primo spettatore ha messo a terra 12 carte, il secondo 8, per cui se prendiamo il mazzo e contiamo, non so, 8 carte del primo spettatore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e le 12 dell'altro spettatore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la dodicesima carta corrisponderà al terzo asso. E la cosa più curiosa è che ancora prima di iniziare l'effetto noi avevamo messo la premonizione sul tavolo, ossia l'asso. Vi ricordo John Bannon, questo è quanto, grande genio della cartomagia. Alla prossima, ciao! Spiegazione. Spiegazione di questo bellissimo self working. Due assi, due joker, scusate, li lasciamo da parte, e gli assi li intercaliamo così a colore nero rosso nero rosso o viceversa, come più vi pare, sulla cima del mazzo. Ora, per fare un miscuglio reale, cosa facciamo? Portiamo via quasi mezza porzione e quella che peliamo da sotto la mischiamo in tutta tranquillità. Abbiamo dato l'idea di aver mescolato il mazzo, in realtà abbiamo portato al centro i quattro assi. Ok, quindi noi abbiamo il mazzo in questa posizione, lo prendiamo fra le nostre mani, tagliamo una porzione abbondante di carte e sopra questa andiamo a mescolare la rimanente porzione. Cosa succede adesso? Per eseguire la routine, noi apriamo con la scusa di andarci a trovare una carta, una premonizione, e arrivati ai quattro assi, se apriamo da destra, separiamo 2 e 2. I due sottostanti il mazzetto lo giriamo immediatamente di dorso e dell'altro mazzetto invece posiamo la prima carta e chiudiamo e ricomponiamo tutto quanto il mazzo. Questo movimento ci ha permesso di portare due assi sul fondo e un asso sulla cima. Quindi, ricapitolando, abbiamo i quattro assi, li portiamo al centro con un miscuglio genuino, solo che non toccheremo la porzione che ci interessa. Apriamo al nastro, ovviamente apriamo a noi, non allo spettatore, separiamo dove stanno i quattro assi, la mano di sinistra la giriamo di dorso e posiamo immediatamente il mazzetto sul tavolo e quella di destra lasceremo la prima carta e tutto il resto lo mettiamo sull'altra porzione già sul tavolo.
Questa è la nostra premonizione. Abbiamo messo quindi un asso qua, un asso sta sopra e due assi stanno sotto. Ora qua si sfrutta la Gemini Count, ossia si prende uno spettatore, gli si fanno posare delle carte a terra, quando vuole si ferma. Allora, per semplicità di conteggio contiamo 10 carte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Contando, quindi invertendole nell'ordine, portiamo un asso sotto al mazzetto e un altro lo abbiamo sotto al mazzo. Quindi prendiamo, mettiamo un segno e invitiamo lo spettatore a chiudere con tutto il mazzo. Ovviamente qua ne abbiamo due di assi, ricordiamocelo. Quindi diamo il mazzo a un secondo spettatore. Ricordiamoci che sotto abbiamo un asso, quindi il secondo spettatore conterà, mettiamo caso, anche lui 10 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e poserà il suo jolly e chiuderà con la rimanente porzione di mazzo. Ora apriamo il nastro da sinistra verso destra e tiriamo via i jolly con la carta sovrastante. E senza toccare niente chiudiamo il mazzo e lo lasciamo faccia in alto. Diciamo agli spettatori che si sono fermati in due punti diversi, segnati con i jolly, e stranamente tutti e due si sono fermati su due assi rossi. Continuiamo dicendo che la cosa più curiosa è che il primo spettatore quante carte ha messo per terra lui ci dirà 10, il secondo spettatore quante carte ha messo per terra lui ci dirà 10, quindi 10 più 10 fa 20, conteremo 20 carte con il mazzo faccia in alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e la ventesima risulterà essere un altro asso. E se giriamo la nostra premonizione, altro non può essere che il quarto asso. È una bellissima routine, a mio parere, che ha un tocco nel terzo asso di una carta al numero, formatasi veramente in maniera casuale da due numeri di carte che gli spettatori hanno messo a terra. Quindi, che dirvi, studiatevela, provatela e divertitevi con i vostri amici. Ciao a tutti!